signore, buongiorno signori, pubblico, cari amici, buonasera e benvenuti. Oggi sono particolarmente felice di salutare il nostro concittadino Carlo Rizzi nella veste di scrittore. Questo pomeriggio presenterà il suo libro Aziende Lettera Comunale Soazza 1895-2019, dalle origini ai nostri giorni, fresco di stampa. Sono passati alcuni anni da quando Carlo mi ha ventilato l'idea di scrivere la storia dell'azienda elettrica. Mi sono subito entusiasmato all'idea. Chi meglio di lui avrebbe potuto assumersi un tale incarico? Carlo si è occupato di elettricità sin da giovane ragazzo, quando ha assolto il tirocinio di elettricista e poi come impiegato, lavorando presso ditte del settore e nella centrale di Ara. Nel comune ha assunto dapprima la carica di vice capo azienda elettrica comunale e in seguito di responsabile, carica che ha ricoperto fino ai giorni nostri. Infatti, ancora oggi se ne occupa personalmente, dando i suoi preziosi consigli e una mano là dove serve il suo aiuto. Conosco Carlo da una vita e so che se decidi di fare una cosa non c'è santo che tenga. Lui la deve portare a termine. E così è stato. E oggi siamo qui riuniti per sentire dalla sua viva voce quali stimoli l'hanno sostenuto in questa fatica, le difficoltà incontrate e soprattutto conoscere il contenuto del libro dedicato, come detto, alla storia dell'azienda elettrica. Da parte mia posso solo aggiungere che ho seguito anche abbastanza da vicino il lavoro e vi posso dire che non è stata una cosa facile, non è stata una passeggiata. Anzi, ha comportato diverse difficoltà, come ad esempio la ricerca dei documenti negli archivi comunali, il reperimento di oggetti, le fotografie ormai dimenticate e non da ultimo la stesura del testo, senza tralasciare tutte le peripezie che riguardano la parte conclusiva, le sedute con il grafico e la stamperia. Faccio i miei più sentiti complimenti a Carlo per l'ottimo risultato ottenuto e lo ringrazio sentitamente per l'enorme regalo che fa al comune di Soazza e alla sua gente. Voglio ricordare infine che Carlo desidera che il provento della vendita del suo libro sarà devoluto a beneficio della biblioteca comunale e del centro culturale. E anche di questo lo ringraziamo molto di cuore. Al termine della presentazione ci sarà la possibilità di acquistare il libro e il prezzo di franchi 25. Prima di dare la parola all'autore, ricordo che nella biblioteca qui accanto sarà servito un rinfresco. Buona serata a tutti, Carlo. Allora, buonasera a tutti, a vedere tutto questo pubblico per un momento un po' in agitazione, ma comunque magari con iniziare a parlare la cosa andrà. Certamente per dire perché ho fatto questo libro, devo dire che già 10 anni fa mi sono interessato, penso a quel tempo c'era il Mauro Perfetta che era il tenitore dell'archivio comunale e lì ho detto vai, guarda, carta sciacqua i corsi che voglio vedere un po' come nasce l'inizio di questa azienda elettrica. A quel tempo si chiamava mica azienda elettrica, quando è stata costituita, è cominciato con un consorzio luce elettrica che era un ente autonomo. Mica come dopo che lo diventarono, un vedrà in seguito come la faccia finita. Dopo ho fatto un po' il cifretto, ho fatto degli appunti e
Mi sono incontrato una volta una visita al nostro storico Cesare Santi e ho risposto a lui anche questa cosa, volevo fare, ma io pagavo di fare 2 o 3 pagine e basta, mi è stato lì a fare un messaggio. E mi ha detto, guarda, vedi qualcosa, che dopo avrei pensato a pubblicare. Cesare è piuttosto bene. Dopo, ormai i problemi dell'azienda elettrica stanno molto vasti, dove con questo arriva questo libero mercato ed è un lavoro intenso, valutazione dell'azienda elettrica, tutte quelle cose lì, mi sono perso un po' e ho lasciato da parte tutto. Poi bisogna dire che si sono creati questi nuovi enti dove ero un po' dentro nella cosa. Dopo diciamo la ho ripreso in mano questa cosa e ho parlato anche a Luciano, lui che è il centro culturale, la sua seconda casa, e dopo ormai mi ho messo lì e è stato subito entusiasta di questa idea. Allora ho detto, qui adesso bisogna cominciare a mettere le cose a posto, qui bisogna creare dei diversi capitoli, altrimenti non si riesce a tenere il filo di tutto questo, di questo lavoro. E così siamo partiti. Adesso cosa dobbiamo fare? Ecco, che cosa dal 1895 al 2019? E perché quando si è parlato la prima volta di una ferrovia Bellinzona Mesotto, è proprio l'ho visto in un protocollo del 1895 che un certo ingegnere Riva di Loreto ha proposto a Soazza cosa sarebbero disposti a elargire e a che condizioni per fare questa ferrovia, questa tratta di ferrovia per il suo lavoro. Il comune, devo dire che erano poi anche altri visti dove dicono, sì, siamo d'accordo a qualche cosa, ma vogliamo dire, pichettazione della ferrovia, dove fate la stazione e così. Dopo si è perso un po' la cosa. Ecco, come si vede i capitoli sono dall'1 alla 21, 22, okay, ecco, al 22 e ritorno indietro, c'è la prima parte, la prima parte, dopo si comincia con la prefazione, la presentazione lì della premessa e poi si andate in avanti. E vedete un po' tutta la cosa, ma passiamo più o meno in rassegna diverse pagine e dopo si vede poi tutto questo cambio. Andiamo ancora in avanti, ecco questo è il paese di Soazza, fine 800, inizio 900. Si vede che di ferrovia non c'è niente, che si vedono diverse castagne, però sì. Poi la ferrovia è stata costruita. Vedremo poi in finale l'altra cosa. Ecco, i primi passi, la somma che appunto fai, è il boom, non ho chiesto a chi no. Allora devo dire che con questi protocolli, come ho già detto prima, il primo protocollo era del 18 agosto del 1895, l'ho già spiegato un po' prima la cosa. Poi si è stati fermi 5 anni. Nel 1900 è stata fatta un'assemblea e lì si è parlato di nominare dei delegati alla conferenza di Grono per l'inizio della BM, no? Bellinzona Mesotto. E nel maggio, ma
non facevano le assemblee come fanno adesso, una volta ogni volta visto, e dopo hanno lì delle grandi cose da spiegare. Loro facevano magari una tarda e basta, e magari una settimana dopo o 15 giorni dopo si faceva un'altra assemblea. Infatti, se la prima era appena lì, all'inizio febbraio, l'altra in marzo, subito l'altra assemblea. E lì si è già lottato 100.000 franchi per la costruzione della ferrovia nel 900, 100.000 franchi, e non poi il valore a quel tempo. E sono andati a rinnovati. Dopo, leggo tutto, altrimenti non mi compreranno il libro. La centrale di Cervia è stata costruita, diciamo, anche a tempi di Ricotta, è stata fatta su via, perché hanno iniziato nel 1905 e nel 1907 era terminata con centrale che funzionava. Già che quando si mettevano all'opera, non è come adesso un paga e un operaio e basta. Invece adesso, e a quei tempi lì, era un mucchio di gente e soltanto questa cosa andava avanti. Ma l'organizzazione deve essere perfetta. In tempi così, ci fa pensare. Ma con la centrale, è stata costruita la centrale a Cervia, perché era poi avevano anche l'idea di passare il San Bernardino e andare fino a Cusis. Dopo si è nata un po', ma quella è storia della ferrovia. La costruita la centrale per la forza da far funzionare il treno, e non male che però non era una con una a corrente continua, cioè 1500 volt a corrente continua. No? E dopo, pari passo, hanno fatto anche la linea 10.000 volt, passando vicino ai paesi, per un futuro allacciamento e senz'altro alimentare anche l'officina di Besotto che fa funzionare tutti questi macchinari. Ecco, qui è il giorno dell'inaugurazione, il 27 di luglio, e notate, ecco qui, i sette le hanno fatti al contrario. Perché non è che sulla lastra di vetro hanno girato, no? Perché l'altra parola, il 2, è giusto. Per cosa hanno scritto al contrario? Andiamo avanti, ecco qui si vede quell'uomo lì, adesso ci vedrà, però era il primo presidente della Consorzio Luce Elettrica, era anche sindaco in quel tempo lì, anzi dal 1906 al 1908, era console, come lo chiamavano una volta, non sindaco o presidente, console. E difatti sui protocolli il console è presidente. Era di professione un geometra, già una persona molto sua, e che ha preso in mano queste cose e ha fatto anche il gatto civile e quelle cose. No. Andiamo avanti, questa è una lettera del Venanzio Santi che proponeva di fare una centralina sfruttando l'acqua della Roja, cioè il centro paese. Ma penso anche che, perché come dice poi la lettera che potete leggere completamente sui documenti, che avevano già fatto fare uno studio da un certo ingegnere Pilberger per fare questo sfruttamento. Dopo hanno detto, dato che la ferrovia non si sveglia, facciamo che può anche essere un sistema per invogliare gli altri, o che concludiamo questo e facciamo questo concerto, altrimenti loro fanno per loro. Devo dire però che è meglio attaccarsi a una centrale grossa come era la Cervia,
che dopo, come descritto, si vedrà che è andato in collegamento con la Molopia, così era molto più lineare anche la Molopia. È la medesima parte che spiega un po' tutto l'andamento. Questa è una lettera che non c'erano i portatori, perché prima volevano e tazza di qui e tazza di lì sulle lampadine, e non si parlava di wazzi, si parlava di candele, però c'è una foto candela batta, diciamo, è tutta una storia, perché la candela come luce non è una candela che si appiccia lì e le pelle, no? È tutta una procedura molto complessa, però diciamo candela lumen, sì, una candela un lumen, ma quello è quando si parla di proiezione a metro su metro quadrato, ma se una luce qui fa tutto il giro, e se fai il calcolo su una sera di un viaggio, alla fine fa 12,56. E allora ecco che il rapporto candela lumen è di 12, e più o meno i watt vanno anche circa medesimo, diciamo che si dipende l'intensità della luce o quanta potenza della lampadina. E man mano che viene più forte la lampadina, il rapporto cambia e viene molto più alto. È una cosa tecnica. E lì confermavano, come ho detto, che forse qualche macchina che disturba, magari che non riesce a fare il giro. Ad ogni modo, dal momento che non c'erano portatori e cose del genere, la corrente veniva dopo, hanno fatto un portato di venderla in blocco, cioè hanno domandato forse avete bisogno di cavalli, e Soazza ha fatto la richiesta di 20 cavalli, difatti questa lettera ti conferma 20 cavalli, cioè ha parlato PS. Dopo andiamo l'altra lettera confermava che il prezzo per cavallo era 50 franchi, diciamo 1000 franchi totale per l'anno. Quelle piccole lampadine non è che si muovono poi. Qui la figurazione del fuoco, quando ha fatto l'ispezione, si è avvantata perché ha trovato queste valvole rinforzate. Qui vedete qui, o mettevano del filo, carta stagnola, ma queste sono già fusibili, già un po' là, già le nostre parti, mentre che qui erano quei fusibili a spina, e quando non saltavano per creare il contatto, perché era un pezzetto di filo, così funzionava. Però è descritto qui che questo sistema può provocare, per creare il contatto con mezzi casalinghi, può anche esporre la cosa a pericolo di incendio. E per quello che si lamentava. Andiamo in avanti. Questo è il primo preventivo per l'illuminazione della casa comunale. Nei documenti si trova anche la cifra come è stato eseguito la cosa. È dell'8 di agosto del 1910. E questa è più o meno la descrizione. Qui c'è una lettera della Arci. Questa qui dopo è andata là sul tempo, e la lettera qui che è del 1940, mi pare, è firmata dal Giuseppe l'avvocato Giuseppe Amarca e dal segretario Zendali.
e gli proponevano un nuovo contratto, perché il contratto era stato firmato sui Deropoli e altre cose con il 28 d'aprile del 1910 e terminava l'11 di luglio, il primo di luglio del 1940. E dopo lì cominciavano già prima a portare dobbiamo rinnovare questi contratti e così. Dopo che è più o meno descritto lì. Questa invece è nel 1941, il 3 dicembre se non sbaglio, nel dicembre la ferrovia pensò nelle bombe, cioè è fatto col 30 di gennaio del 42, come subentrava alla BM la ferrovia regina, ha ritirato tutte queste cose questa è una lettera di accompagnamento al contratto e fissavano già tanti centesimi alla si vedranno poi qui estate e inverno 2,5 adesso ma 2,5 l'estate e 3 centesimi l'inverno adesso ormai sono lievitati e in ogni modo il contratto completo si trova sui documenti. Questa è una lettera di risposta che Soazza e lo Stallo si erano già uniti al primo contratto del 1910 e qui anche si riunono, vedete che c'è qui lo Stallo e Soazza, la firma non c'è mai perché è una copia, allora sarà stata firmata quello che hanno spedito senz'altro alla ferrovia elettrica. E non erano tanto d'accordo sul sistema, hanno detto invece di fare 2,5 l'estate e 3 d'inverno facciamo 2,75 perché era troppo complicato, dicevano, il sistema di fare cosa. Ma dopo gli altri hanno risposto che erano già pezzi dei più bassi della Svizzera. E questa qui, al tempo della costruzione, sarà nel 1906, e si vede qui un locomotore a vapore per la costruzione, hanno il carrello davanti perché ormai andavano in avanti a mettere i costi e facevano la strada anche per il locomotore. E vedo che di dietro c'è un piccolo vagone, può essere un vagone, perché dovremmo foraggiare. E questa qui sono stato là al posto dove sono stati a fare la fotografia, sono stati là al Zasper, quelli di Soazza conoscono bene, con le spalle alla casa di Caduff. Almeno sanno dove è, perché se dico solo Zimara, del Zimara ce ne erano diversi in Soazza. Ecco, qui si vede, così, c'è il giro per i ferri lì, come erano fatti. E questa è la cabina vecchia, perché qui si parla cabina di trasformazione. E la cabina vecchia, già che l'ho fotografata, che è già fuori uso, fotografata 7-8 anni fa, così da avere... c'è ancora lì, certamente che adesso con tutta la crescita delle piante non la vedo. E su quel monte lì, Monte Cresci. Questo è del 1935, è un libro mastro che dopo del 35 il presidente non era più l'Adolfo Zaro, ma era Luigi Zimara. Aveva dato questo posto e si vede ecco, trasformatore qui, pagato trasformatore, erano 50 kW ampere, diciamo per farci in fretta a capire, 50 kW, però tutte un'altra cosa, il kW ampere è la potenza apparente, dopo ci sono tutte altre spiegazioni tecniche che tutta un'altra cosa. Ma si nota che così sappiamo che nel 35 è stato cambiato e costava 1.055.
cominciando adesso. E si vede da qui, ho potuto capire chi erano anche un po' i membri del comitato. C'era il presidente, c'era i due membri. E lì ho potuto capire, perché quello del primo presidente, dato che tenevano in casa, era mente autonoma, tenevano in casa tutto, e quel libro lì non l'ho scoperto. Questo l'ho scoperto poi, il mese di agosto forse, andavo a vomitare tutto questo fondo, non nell'archivio proprio moderno, ma in quello che si ammassa un po' tutte le cose, e ho trovato questo. Andiamo avanti, ecco qui dopo si vede il passaggio dalla tensione negli ultimi anni, questa è una vignetta dalla Electro-Swiss che forniscono, anzi il passaggio dalla tensione, prima hanno fatto un po' rapidamente, perché la tensione, se prima era 380, come siamo in uso dire sempre, la tensione 80, invece è passata a 400, e da 220 a 230, e dopo c'è il percento che noi dalla sede elettrica dobbiamo tenere l'esercizio, 10% in su, o in prima, anzi quando sono passati in prima linea, 6% in su e 10% in giù. E sulle due o tre anni hanno portato a quel livello, 10% sopra e 10% sotto, noi dobbiamo stare in questo. Ecco qui, linea aerea di distribuzione, ecco lì, dopo qui si vede 230, 400, ormai ho scritto quel nome interno, e qui si vede la chiesa e quel palo qui, e sono ancora, si vedono solo quattro isolatori, vuol dire che le lampade pubbliche non erano ancora compensate, che questo palo qui era stato posato un interruttore, dato che la casa dell'Adolfo Zaro era proprio qui vicina, e questo porto qui era anche di sua proprietà. A ogni modo avevano montato l'interruttore, così lui andava fuori di casa, faceva di però si vede, ecco quella cabina che abbiamo visto prima, è su questo posto. Da qui, ecco, su questo posto qui c'erano isolatori, hanno usato il campanile per fare da supporto ai fili, e mi ricordo quando sono venuto fuori da questa finestra con una corda intorno, e uno mi ha detto tieni, fai girare intorno alla trave, tieni, fai poi attenzione, se no andiamo a staccare. E oggi giorno si bisogna fare i punti, altrimenti ti mettono dentro. E poi qui passa la linea, cioè passavano questi fili sopra la ferrovia. Questo riguarda tanto anche lo stallo, ma riguarda anche Soace direttamente. Vede che questo qui è una coppia che ho avuto dal Lorenzo Ciudi, che l'ha avuta dall'ingegner Francini, ispettore dell'ispettorato federale, che stavano buttando via tutto il materiale là a Zurigo, perché sono andati tutti in sistema come fanno adesso, CD e la cosa cartacea, massimamente, dato che lo stallo qualche anno fa, quando ha fatto il centro scolastico, ha rifatto la cabina, e così che la cosa vecchia sono state eliminate. Ecco, vedi qui, e questo è importante perché ho fatto mettere in risalto questa parte qui, che si vede che la tensione era 125 sulle lampadine e 220 era il trifase, come diciamo adesso, o prima si diceva 380, dopo adesso è 400, e questo qui si certifica quello che ho detto al capitolo 3, cioè che la tensione era di 125, per sentito dire dagli anziani, mia madre è quella che fa guarda, era 125 in mano.
e io passai dopo a cambiare a Parigi. E appunto dal momento che hanno cambiato nel 35 automaticamente il cambio di tensione è stato fatto in quel periodo. L'illuminazione e i lampioni e si vede qui il primo interruttore sia orologio che contiene accendere e spegnere la cosa. È stato anche messo perché in tempo di guerra c'è stato un periodo di oscuramento per questi bombardamenti poerati. Allora dovevano coprire con un lenzuolo o qualche cosa le finestre per non lasciare intervenire. Che si vede dopo controllavano, si vede una piccola persona, ma guarda se non avevo plano, io lo vedo. Ma in ogni modo erano dai esponenti. E hanno montato questo qui, è stato montato nella casa comunale e così è seguito per alcuni 2 o 3 anni della guerra, poi è seguito dopo il sistema normale, dopo adesso si lavora con questi interruttori crepuscolari o fotocelo, quindi si può comunemente. Questo si vede in una fotografia ancora vecchia e si nota il tipo di lampione. Si può però vedere che qui c'è solo 3 isolatori, vuol dire che fase neutro, 220 o poco al tempo 125 e il filo dei lampioni che serviva da accensione o spegnere in un posto solo. E qui si nota anche la ruota del mulino e questo è una foto a Fontana di Scimmia, come si dice del Massimo. E questa qui devo dire che è una lampada che è stata montata, l'ho smontata dalle vecchie installazioni, però per poter farlo vedere ho fatto un buco con una vite e l'ho messa su per fotografarla. Una foto abbastanza recente, non è allacciata, è solo così per quanto mi riguarda. Qui dopo ormai si facevano queste linee, vedete qui la distribuzione via cavo. Allora, per far vedere come vengono posati i tubi, e devo dire che qui li hanno posati proprio bene, con un legno per tenere la distanza, per via del raffreddamento dei cavi quando passano all'interno, e questa è proprio stata, questo l'ho fatta perché ecco, finalmente qualcosa lì. E questa è abbastanza recente, tutte sono ancora vuoti perché sono proiettati nel futuro, per un altro allacciamento. Questo qui si vede un tipo di distributore, come si è fatto perché via cavo, prima si andava là con gli isolamenti di qua e gli era sempre un problema anche sicurezza, perché non sempre andavano così e magari la finestra era lì vicina e poteva essere di pericolo. Allora, si hanno i suoi interruttori con delle linee di allacciamento, poi si fa un anello a un altro distributore per avere anche per i servizi in caso di fare dei lavori, interrompere il meno possibile agli utenti, perché sono abituati, non come una volta che poteva star via mezza giornata o anche una giornata la corrente che andava bene. È fatto con un sistema anche per calibrare in base alle sezioni dei cavi. E qui stavo facendo dei rilievi e l'Eliseo ha da lì. Noi non ci devo aiutare a fare questi rilievi. È scritto. Ecco, qui dopo l'industria ha cominciato a richiedere più forza e una cosa l'altra, allora Ernesto Verini aveva fatto la domanda di installare nel 48, aveva fatto la domanda di installare un forno elettrico e qui si vede il Pepo che lavora al forno del Verini e questa ragazzina qui è una sua nipote
figlia di una sorella che era basilea. Vabbè. Ho conosciuto, sì, ho conosciuto bene anche la sua sorella quando avevo su un servizio normale che chiamano esopo lì sopra, era giù Paolo, era appunto in questo forno. E qui, guarda la gallina, il gatto è il tipo di ragatori che usavano una volta per riscaldare. Andavano dentro a vite, come la potevi anche mettere una lampadina che si accende, che il passo è e questo qui. E i tipi che giravano negli anni 30, perché prima non si permettevano tanto di mettere resistenze così, si lavorava con il tradizionale fornea, legna o la pigna del sasso. E mi ecco, questo. Con il nuovo contratto del 42, con l'inizio del 1 gennaio 1942, ma i contatori li hanno messi in funzione, dato che Soazza aveva comperato, come si vedrà scritto, nel 40, perché dopo aumentava il prezzo dei contatori, li hanno comperati dal 40. E si vede che qui c'erano circa 85 contatori monofase, cioè fase neutro, cioè a 220, e uno solo bifase, perché si vede che uno aveva già qualche cosa in più nella casa. E questa è una data del 1940. Guarda, ti se c'erano 1020 catalomiche, perché era giù vicino dalla ECE in un classeur che ho trovato tutte quelle cose. E questo è il sistema. Per esempio, giallo voleva dire i 220, se era verde erano le cartelle per tenere registrati tutti i contatori. E minaccia un po'. E questi sono diversi tipi di contatori. Certamente che questo qui non è mai stato montato a Soazza, perché è del 1896. Dove che si era scritto da vicino, prima struttura cardiaca col successo in Svizzera. È da un libretto che forniva la Randy Zubir, una vita leader per queste cose qui. Invece questo qui, questo e questo, sono contatori che erano montati proprio. Questo è uno che figura e questo figura in quella famosa fattura del Guardia. Questo qui l'ho trovato giù alla Casa delle Guardie e dal 1932 si vede che quando hanno fatto fare l'impianto delle Guardie hanno già portato loro un contatore, si vede che però non si sistema ancora di prima, con quel sistema lì, tanto per lampada in base alle candele dopo. Tanto il contatore era presente il medesimo, allora diceva magari fare un 10 candele, si metteva magari un 25, tanto non cambiava. Però magari costava di più la lampadina, allora magari guardavano ancora di risparmiare e lasciare quell'altra. Ma ecco, questa cosa. Poi qui le tariffe dei fornitori, prima era, come abbiamo discusso già prima del primo contatto del 28 aprile del 1910, con la ferrovia Bellinzona e Mesopo. Poi nel 1942 siamo passati con la ferrovia Retica o Retiscemano. E negli anni 60, quando è andato in azione la ferrovia, la centrale di Piara, e subentrata l'UIEMA, si vedrà poi negli scritti, è stata la disdetta e dopo l'UIEMA ci sono anche degli scritti che dicono noi non siamo formalmente fornitori perché il governo non ha ancora dato la partenza, che quella partenza lì che è stata l'anno dopo del 65 implicava anche per pagare le concessioni, cioè la concessione del diritto delle acque, ma quello però fu lì, la corrente c'era e funzionava. Qui ecco, anche che forse lì si vede, lì su quell'asse lì,
Peccato che ai tempi ne ho scontati di quelle linee lì, ma non l'ho mai fotografato, non è come adesso, cioè, ai tempi lì si smontava, pareva tutta la cosa normale, però sono riuscito a montare un sistema come facevano una volta, e questi fili qui sono fili in rame stagnato con isolazione di caucciù e una retina di seta per tenere questo caucciù. Sono stagnati perché il caucciù intacca il rame. Allora, per quello che vedete, che quando sono quelle cose vecchie lì, vedete che il filo interno, proprio il filo conduttore, è stagnato. Non è il rame normale. Giusto? Ecco, qui degli ingegneri, è meglio che faccia attenzione a me. E questa qui è una, e ancora si torna ancora a parlare di via delle tariffe, che dicevano non è giusto, noi volevamo il 33% di ribasso perché abbiamo dato soldi per la costruzione della ferrovia e poi anche firmato le garanzie per gli investimenti che sono stati garanzie alla società, cioè, in caso che sugli interessi e qui reclamava perché hanno trovato in fondo a quella diciamo con regolamento del 1908 che c'era una strisciolina attaccata sotto e non sapeva se era scritta il consiglio di amministrazione o la direzione della ferrovia. E reclamavo secondo me, perché dopo hanno detto no, che loro davano solo il 7% di ribasso ai comuni, tre comuni dell'Alta Valle che avevano investito e aiutato le cose. Questo è il formulario che era insieme al regolamento, la somministrazione dell'energia, dicevano così a quel tempo, e che per farlo vedere, dopo è stato lo trascritto per essere più chiari, perché sono specie di, io non so come facevano, se facevano delle copie con la famosa cartolina come dicevo una volta, e dopo si vede mica bene, però l'ho portata qui, vedi che le lampadine sono date in candele, e quello che ho già fatto. Qui libro mercato, però dopo è venuto per dando lavoro, e qui ho descritto un po' come adesso, sì, il libro mercato ha portato diverse cose ed è scritto il sistema e che prima si pagava diciamo 10 centesimi al kilowatt, comprendeva trasporto e tutto, e dopo per il libero mercato uno può andare a comprare la corrente da un altro, ma deve passare questo passaggio sulle linee e tutti vogliono lavoro fatto, un sistema come pedaggi sulle strade, e per quello che se uno va a comprare massimamente, per il momento sono solo quelli che superano i 100.000 kilowatt che possono prendere la corrente da un'altra parte, ma devono pagare però quel transito, quella cosa di transito, poi c'è in più la svisgherita, la sua cosa, e poi quell'altra delle energie rinnovabili e dei deflussi minimi, e fanno pagare quella, se sono andati su già 2 centesimi, sopra i 2 centesimi, e sono partiti a 0,45 qualche anno fa, adesso è su. Poi per spiegare quel sistema dei 7 livelli, qui è la che tange, qui è la Swissgrid, no? Le linee altissima tensione, e questo è stato fatto anche perché prima erano linee, erano private, cioè delle grosse società, come c'era poi in Svizzera, e dopo la Confederazione ha voluto fare che sia gestita dalla Svizzera, che è una società nazionale,
anche per evitare che uno dice se non pagate così magari ti tira poi poi la coesa. Ma lei, bisogna poi dire che saranno poi loro gli azionisti di questa società, perché anche la Confederazione ha detto ogni soldo da comprare tutte le roba latte, cioè sono azionisti, ma però la direzione è in mano alla società nazionale, cioè denominata Swiss. Certamente che dopo ci sono le diverse fasi e per noi riguarda il 5, il 6 e il 7. Il 5 è la media tensione, diciamo l'alta tensione come diceva una volta, cioè la media tensione il 16 kV che per noi parte giù dalla centrale e viene con un calo sull'autostrada. Ci sono quelle cabine che vedete vicino all'autostrada che sono cabine di diramazione e alimentano le cose. Allora quella è il livello 5. Poi abbiamo le cabine, abbiamo detto il trasformatore, bisogna trasformare per far pulire da 16 a 230 a 400 volt. E infine abbiamo anche la nostra distribuzione, che è il livello 7, la nostra distribuzione capillare, diciamo, dell'ultimo miglio, come diceva anche la telefonia, cioè che se vanno a comprare la corrente da l'altro devono pagare anche quel taglio. Ecco per cosa la passa sull'acqua. Qui è una valutazione dell'AEC. La valutazione dell'AEC, come spiegato, ormai è stato un po' molto un grande lavoro. Si può anche fare una valutazione globale con un sistema sintetico, con un petrolio, dal danno e faccia a faccia. Dalla sezione del tedesco, però io ciò che lo faccio nel 2008 con delle tabelle di Val e i due che con tutti questi dati avevo insieme l'ingegner Christoph Lüsch di Grono che faceva parte dell'EDM e lui, io gli inclivo queste tabelle e lui le metteva una cosa e ti dava il risultato. Questa è la valutazione, pare un po' alta, l'illuminazione non fa parte, perché l'illuminazione è comunale, non fa parte di questa qui. Questa valutazione siamo obbligati a fare perché la ELCOM, nella Commissione dell'Energia è così, è una specie di controllo dei prezzi. Non possiamo dire, facciamo pagare altro. In base a questa valutazione che è aggiornata dopo il 2008, e la contabilità con la contabilità analitica e si vede diciamo i nuovi investimenti, i depreciamenti in base all'anno di più. E questi qui pagano prezzi un po' alto, vedendo adesso queste nuove società che dicono costa tanto, dico, ma veramente con quei soldi lì non riusciamo a fare quello che abbiamo. Però devo dire che per tutti è uguale, cioè non è che a Soazza fanno basso e gli altri tengono alto, devono restare in quella linea. Creazione di nuovi enti, l'energia del Bolzano S.A.E.D.M. E queste qui, con il libero mercato e tutte quelle cose, già prima, i nostri comuni, e i nostri che avevano in mano la cosa, hanno voluto creare questa società sia per garantire l'approvvigionamento dell'energia e anche per dopo a chi compriamo l'energia. Quando è stato contato domandano delle offerte a diverse società grosse e valutano il prezzo e la convenienza, anche le condizioni che fanno. E attualmente siamo l'EDM è fornita dalla AET. Però noi dobbiamo, come aziende elettriche, a che fare con EDEM, che è la società dei comuni. Ogni comune è rappresentato nella società. Ma leggete lì, dove c'è tutto lo scritto. Questa qui è l'unione di AEC in aziende elettriche del Boesano. L'EDEM ha già fatto fare uno studio per vedere come sono fatte queste aziende elettriche una cosa l'altra già nel 1910.
e è stata creata questa energia del Moesano, queste accende elettriche. Devo dire, non tutti i comuni della valle, perché prendiamo prima San Vittore, Roaredo, Legia e i due comuni di Castaneda e Santa Maria, loro sono allacciati alla supercinese, però hanno questa UCE, che è l'Unione Comuni Energia, che sfruttano queste, condizioni date come si dice, concessioni delle centrali come l'Elinno o l'Ulieno o la Calacasta, che hanno diritto e allora ha un rapporto, invece di l'Elinno ha un rapporto commerciale. E qui adesso la società è quella che manda le bollette a noi, e si vedono questo qui, è creata appunto perché tutti i comuni dovevano fare la medesima cosa. È costoso, invece abbiamo adesso un ente, poi un sistema moderno non è più un sistema di una volta, bisogna essere lì, il tempo di andare in vacanza non c'era, così. Ma leggete che c'è scritto. Questo qui è organi di sorveglianza, l'ESTI, l'ESTI è l'Ispettorato Federale degli Impianti a Corrente Forte, prima era le cose in italiano e adesso fanno ESTI e le lettere in tedesco, no? Il, come la sua, o l'inserimento, adesso è sua e non più inizia, è un buon sistema che prendono quella cosa. L'Electro Swiss e gli organi di sorveglianza che ti controllano, diciamo, fanno, guardano se le aziende elettriche, o adesso la IDM, eseguono tutti questi lavori. Già nel 1936 ho visto che la Soazza faceva già parte dell'ASE, che l'ASE era prima, fino al 2002 se non sbaglio, era che dopo è stata creata l'Electro Swiss, quella era la medesima cosa. E l'ASE era una società che è stata creata nel 1889, perché iniziava questo lavoro con l'energia, perché non è poi una cosa del 700, ma è il finale dell'800. La prima macchina svizzera, una dinamo che produceva, costruita in Svizzera, che produceva corrente continua, è del 1875. Però ho visto che nel 1876 e così, in Engadina diversi hotel cominciavano a fare corrente. Ma cosa avevano? Io penso che sono partiti con delle dinamo, non ancora con gli alternatori, ma per far girare mettevano un motore a benzina, ci ho letto in diverse parti, qualche cosa. Era tutto un lavoro un po' rudimentale, ma quando facevano queste teste c'era già la luce e un sistema. E noi siamo entrati. Questa qui però è del 1942, perché l'ho trovata nelle cose. Ecco qui le energie, c'è la roccia, che è la idraulica, si fa con le energie pulite. E qui si vede anche la roccia che è chi ha lo spizzi, no? Giù, e quella famosa acqua dei mulini che volevano usare già a fare energia, ma ho fatto anche dei progetti anche in tal senso, però per il momento non sono andato in porto, ho scritto un po' la cosa, si vede. Questo è un sistema di pannelli collettori per l'acqua calda, collettori per l'acqua calda, e qui si vede il fotovoltaico. Adesso non ho messo l'eolica e queste famose palle e così, ma più o meno sono, perché c'è anche la biomassa. E che consorzio luce elettrica, qui entriamo adesso dal 1910, quando si è creato il consorzio luce elettrica, fino al 41, alla fine del contratto, col primo del 42, non è più, ha cambiato nome, cioè non è più niente autonomo, ma l'azienda elettrica fa parte di una branca del comune, non più un ente autonomo.
ecco per cosa da lì, dal 1942 dopo, fino ai giorni nostri, in poi e accende lì. Adesso però siamo dentro con la accende elettrica del Moesano, e adesso col primo del, no? Se va tutto bene in porto, io penso di sì, che andrà in porto, Soazza lo stallo in Leggia, ma e Grono hanno creato, e ce l'abbiamo stata qualche mese o due fa, non mi importa neanche più. Andata. Questa adesso mi faccio vedere. Sono andato qui in ufficio dove ho fatto fuori l'ufficio. Ci vedete in una cantina della casa comunale. Ma potete vedere che ci sono quei posti lì, che è delle cantine, e ci sono da questa parte, non ci vedono, mettere un palo e magari aprire la causa di gallo. Sì, perché devo dire che sono quattro cantine. Questa è l'ufficio, quella di là c'è la cabina, e dall'altra parte c'era anche la cantina del formaggio che è vicino alla casa di Ciccio. Al parco un grande ufficio per la mia cantina. Da sapere che queste sono regole che ormai noi elettricisti ne mettono dentro così. Cioè la polvere non ha colore né odore e non ci vede. Mai. Cosa da sapersi di rispettare massimamente per i del mestiere, ma la pericolosità è per tutti. Allora state le regole che impongono le nostre aziende elettriche, che fanno fare i controlli e perché vogliono sicurezza sulle nostre installazioni. Adesso grazie. Ecco, vedete quell'interruttore lì, e c'è scritto quando è stato passato. Questo qui, vedete che lavoravo anche per l'azienda elettrica di Soazza, lavoravo oggi prima al consorzio luce elettrica e poi all'azienda elettrica, l'ho montato Gaspare Fasani del novembre del 1919, cioè 100 anni fa. L'abbiamo smontato, le ho detto qui, ho fatto il piano, e l'abbiamo smontato nel caseificio a Soazza. E lui ha scritto, Gasper, a sua azienda si chiamava Gasperin, ha messo però il Gasper dall'Achille o il Gasper dalla Russa. Come lo dico? Però usa sempre la lente, anche se io il tempo dell'orbita da grande differenza, ma usa sempre la lente. E poi di un aneddoto, che lei è super un pal, era una città che di più non un guardo in terra che giù la letta di viaggia. Ma non so di parole. Questa è che entra dentro nel 1908, una loro scrivono 15 città, 16 cittadini, ma io ne ho contato i 15, però è tutta questa, ha scritto 16. E è una lettera del maestro Quintino Zimara, e che con le firme per appunto sfruttare quell'acqua lì della Roggia, era un progetto fatto da un ingegnere Wilber. E dopo l'avevo ripreso quando ho parlato prima della lettera del Venanzio Santi, era stato ripreso quel progetto lì. E vedo, guarda, che qui c'è fino la firma del mio nonno, un caro morto. Ecco per cosa mi chiamo. Questa è interessante, non c'è a chi, ma caro parente. Caro parente, scrivo, che faranno il consiglio di amministrazione, si raduna e metteranno senz'altro il prezzo di favore come avete diritto. Quello che la scritta è un Aurelio Ciocco, padre del Rinaldo e nonno dell'Aurelio Forestale di Amesotto. E il caro parente è sicuramente un Toschini, perché l'Antonia Fasani ha sposato Luigi Toschini, per chi adesso va a dice il padre Samuele, forse viene in mente a seguire, però
Alla, però devo dire che la sorella del Luigi Toschini era Cecilia e ha sposato Giacomo Zara, il primo ingegnere forestale del Canton Ticino, e l'Adolfo Zara, la Cecilia era sua madre, cioè era la zia della, perché la figlia Maria ha sposato appunto questo Achille Aurelio Ciocco. Ecco, può essere indirizzata o al cognato o al cugino. Dal momento che adesso ha detto solo parente, era già, penso che era proprio la loro forza. Interessante, qui è la, si vede un'altra cosa, qui si vede appunto nel 36 si vede che pagavano già per il controllo all'ispettorato e la carta di vendo dell'ASE. L'ASE, forse già detto prima, è stata creata nel 1889 per cominciare a mettere un po' d'ordine, perché la prima legge federale, poi del 24 giugno del 1902, e avevano già questa associazione degli elettrotecnici, no? Per mettere un po' d'ordine, altrimenti, e dopo ha creato l'ispettorato estivo. Questo qui era il tempo di guerra, che è stato l'ufficio della guerra dell'economia elettrica, hanno fatto delle ordinanze così. Questa è solo la prima parte, per mettere a posto i consumi e tutte queste nuove ordinanze e le minanze, e dall'altra parte ecco, vediamo la prima fattura della ferrovia che mandava alla azienda elettrica il primo semestre, però era così che il primo semestre partiva dal primo novembre l'invernale al 30 di aprile, mentre che la estivo era primo maggio al 31 di aprile, invece adesso è spostato diciamo d'un mese, no? E questo qui si nota una cosa, ecco qui si nota che il primo mese di gennaio, dato che i contatori sono andati in funzione col primo di febbraio, si nota che hanno ancora pagato col sistema che fungeva una blocca. Cioè, però si vede che col tempo da 20 cavalli sono andati su a 41, perché 41 per 50 diviso 12 ti fa 170. Allora quel mese lì è stato pagato così, e l'altro già col sistema. Poi qui troverete nel libro che mettono il 10% di prezzo di trasformazione, c'è stato la reclamazione, giusta ragione della lavora. Capo azienda elettrica Giacomo Perfetta, che è stato il mio maestro di scuola, e ho lavorato anche con lui, e che si avvaleva dal tecnico, cioè il Melera, Pietro Melera, ingegnere a Bellinzona, penso che era un altro canale. E io ho avuto occasione di lavorare quando facevano dei lavori sulla tenda dello stallo, e c'era il Melera che diceva dobbiamo fare così e così. Questo diventa ingegnere. E qui si vede la seconda fattura degli altri mesi mandata alla fine dell'anno, perché hanno ripreso quei due mesi che mancavano. E qui sono foto un po' vecchie, no? Diciamo, questo qui si vede il palo di castagno, si vedono gli isolatori piani, vuol dire che è telefono, e sopra c'è un isolatore, un filo comune per pochi telefoni che giravano così. E c'è anche una storia sui telefoni, diciamo, questa è la ferrovia di questi tempi lì, quasi qualche mucchio di
di legname da bucche di Kiev, mi mandavo giù con un filo per i tappi delle scatole, le opinioni al piazzale. E questa fila giù, ecco, questa strada qui e poi questa, perché vedi che arrivi qui, c'è quella spulatiera che va su, passa con la galleria e arrivo sulla palestra, come dice. E questa invece arrivi dal ponte del Sasso, dal ponte del Sasso, e si vede le arcate. Ecco, dopo ho fatto qualche foto per vedere prima del 2003 come era, no? Allora vedi le paline, vedi che parte qui della casa attualmente venuto su, una palina, poi arriva da questa parte su un'altra palina, anche dalla medesima casa, perché arrivano due le paline, questa è la parte sud e questa è la parte nord e questa è la parte sud, poi arriva qui. Poi si vedrà ancora andando in avanti. Ah, andando in avanti, no, questa qui, ah, se l'avete giù di basso. Ecco, questa palina, questa che si trova qui è questa, chi è la casa del Pasqualino, con un disegno lungo in piazza, padre del Luciano, e la andavamo fuori sulla casa comunale e fino a Canonciamara, cioè il Luisa. E tutto il centro paese, tutto sulle palline. Qui si vedono come erano poi i pali e tutti questi galli intrecci, e si vede un palo di cemento qui che arrivava su dalla cabina con un cavo, poi partiva la linea, andava fuori qui e da qui andava in su verso la cima del paese. E questo qui, le due linee, una che partiva da qui e l'altra dall'altra parte che veniva, si crociavano qui e ci sono messi dei sezionatori in caso di congiungere il anello, aprire da un'altra parte per fare le valutazioni. Questa è la cabina giù qui principale, ne abbiamo fatto 5 di queste cabine, 3, 2 ancora in paese. Questa principale che arriva la linea di media tensione è spistata qui e quella cabina appena chi denaro, appena chi sotto all'accento. Questa è la parte media, bassa e questa è la parte bassa. E si vede il trasformatore qui e l'altro non si vede. E questo abbiamo aperto con la foto dell'inizio di questo racconto e lo finiamo, e questa è stata fatta nel 2019. Se lo apri anche la foto. Ecco, abbiamo fatto. Tutti voi come attento, un pubblico attento, e questo fa piacere che hanno vi auguro una buona agenda, un perfettito, cioè, come ha già detto in partenza, un aperitivo o un conviviale che si può scambiare in queste parole. Però se c'è qualcuno che vuole fare una domanda può farla, altrimenti quando mi trovo lì nel mucchio. Tomatis Ingegnere che mi ha fatto la prefazione, qualche cosa di bello, e c'è anche da ringraziare Luciano che è stato uno che mi ha dato quel start che ci sono nelle lampade fluorescenti, cioè che dà la spinta a iniziare a fare qualche cosa. Poi i miei lettori e consiglieri come era padre Marco e Luciano.
Paolo Mantovani che oggi ha non poteva essere. Comunque li ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e anche quelli che stanno seguendo dopo grazie. Thank you.